Noi siamo il giovane comitato Festa San Rocco di Roccella Ionica. Questa è una festa antica che ha più di 100 anni. Praticamente la Laical Congregazione sotto il titolo di Maria Santissima del Rosario e San Vittore Martire di Marsiglia, che era la responsabile, questa confraternita, della chiesa di San Vittore, l'attuale chiesa di San Nicola ex Aleph, portava avanti le tre feste della Chiesa Marina di San Vittore, Maria Santissima del Rosario e San Rocco. Successivamente, dopo lo spostamento della festa di San Vittore dal 21 luglio alla seconda domenica d'agosto, siccome ricadeva nella novena e nella festa di San Rocco, il patrono aveva la precedenza e quindi è stata soppressa questa festa. Nonostante questo, è da 5 anni che noi giovani abbiamo deciso di riprendere questa festa, perché San Rocco, insomma, è un santo che abbiamo nel cuore tutti quanti. Davvero abbiamo una devozione enorme verso questo santo della prima metà del 300, che ha sconfitto la peste non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Infatti la devozione di San Rocco è enorme in tutta Europa, e anche qua a Roccella lo onoriamo nel nostro piccolo e nella nostra semplicità con 2 serate, una serata animata dai giovani, i giovani nel nostro territorio. Ecco, noi non abbiamo bisogno di gruppi o grandi nomi, a noi piace che questa serata sia animata dai giovani del nostro territorio e non. E anche domani sera, il 18 agosto, ci sarà un concerto, un gruppo folk del nord con il maestro Adolfo Zagari, un maestro di fisarmonica del Conservatorio di Reggio, e subito dopo lo spettacolo pirotecnico. Noi ci auguriamo che questa festa possa andare avanti, possa sempre migliorare fino ad arrivare ai livelli che speriamo e che sogniamo. Dal punto di vista religioso, la festa è iniziata il 14 agosto con la solenne esposizione dell'effigie, la maestosa effigie del santo. Infatti qua a Roccella abbiamo nella Chiesa Marina, la chiesa protopapale di San Nicola ex Aleph, abbiamo una bellissima effigie realizzata da Giuseppe Pisani, un rinomato scultore della fine dell'Ottocento di Serra San Bruno. Una maestosa effigie davvero di valore inestimabile, che è conservata appunto nella chiesa di San Nicola ex Aleph qui in piazza. L'abbiamo esposta solennemente alla pubblica venerazione dei fedeli il 14 agosto. Subito dopo è stata aperta nella stessa chiesa una mostra Rocco di Montpellier, tra fede, arte e leggenda. Una mostra che racconta non solo la storia e la leggenda di San Rocco, ma anche la storia della chiesa di San Nicola ex Aleph, allora chiesa di San Vittore, e dell'università e subito dopo convento dei Padri Minimi. In chiesa matrice c'è stato anche il trido di preghiera con la reliquia, un'autentica reliquia custodita dal nostro parroco proveniente da Montpellier, e con il quadro del santo, un bellissimo quadro realizzato da un nostro concittadino Mimmo Pollier. Il memorial di Andrea Arena, la gara di nuoto di Andrea Arena, sarà nel programma della festa civile di San Rocco. È un evento nazionale dedicato ad un nostro compaesano che è mancato qualche anno fa. La sera invece, alle ore 19, verrà celebrata una messa solenne in chiesa matrice, dove verranno benedetti tutti i bambini. Ci sarà la consacrazione di tutti i bambini piccoli a San Rocco. Nel rispetto delle regole, nella massima obbedienza, la processione non si farà, ma sarà comunque un'intensa serata religiosa, perché inizieremo con il rosario e le litanie a San Rocco. L'augurio è sempre che la festa diventi sempre più grande.